Buongiorno Beatrice. Quanto dolce, che puella, che puella, che puella. Salve, sono Beatrice. Sì. La donna angelo, eterea, la guida spirituale di Dante Alighieri, naturalmente. Appunto, sì. Come lei ha detto, lei ispirava Dante, no? È la musa, lei è una musa, è musa di Dante. Io ero la musa di Dante. Sì, lui era innamorato, sì. Ma lei non ricambiava. Perché? Che succede? Non com'è? È che non ricambiava, è che lui scriveva poesie, ma a trombare no. Che ha detto? Nulla, non mi sembra di aver detto nulla. Non sono convinto. Ad esempio, l'Inferno, Divina Commedia. Un capolavoro. Un capolavoro, dimmi Dante. Allora, lui mi disse un giorno: vieni Beatrice, vieni a casa mia, ti fo leggere le prime terzine. Ecco. L'ho detto, finalmente, magari si tromba, pensavo, no? Che. Che fortuna! Proprio a me me le fa leggere le prime terzine. Ah, ecco. Allora abbiamo cominciato a leggere. E che c'era? E c'era scritto: si entra in questa selva oscura, no? Io ho pensato, sarà una metafora di. Una metafora di che? Di che cos'è la metafora? La selva oscura? Di che? Di che? Di che? Non era Dante il vero nome di Dante, era Durante, si chiamava. Sì, mai nome fu più sbagliato. Perché lui prima guardava, mi guardava, poi dopo scrive le poesie, e durante nulla. Nulla. Nulla di che? Durante nulla, nulla, in che nulla. Senso? Nulla, in che senso? Nulla. Non si trombava. L'ha ridetto? Cosa? Avete sentito? No? L'ha ridetto? Non ho detto nulla. Sono eterea io. Io sono eterea. Io sono 700 anni che non ascolto le poesie di Dante. 700? 700 anni, non ce la faccio più. Ah. Ma non potevo essere la musa ispiratrice di Boccaccio, per esempio. Boccaccio. Ah, Boccaccio mi piaceva. Ah, sì? Perché quello sì che mi trombava. Ma lo sa che lei un po' a Boccaccio ci somiglia? Io? Sì, la posso chiamare Boccaccio. Boccaccio, no. Boccaccio, Boccaccio, no, Boccaccio, no, Boccaccio, no, Boccaccio, no, Boccaccio. No. Boccaccio no. Che muscolo. No, ma scusa, l'intervista finisce qui. Arrivederci, grazie. Faccio tutto io. No, faccio tutto io, dire, Boccaccio. Faccio, sì, tutto che io. Che vuol dire? Ti faccia fare. Okay. Devo pregarti in ginocchio. Lascia stare. Non mi toccare. Fatti toccare, un po' tocchicchiare. No. Grigio, fermati. Allora, esci dal personaggio. Sei Fabrizio Grigio, siamo nel 2024, stiamo facendo Viva Rai 2, ok? Sì. Va bene, sono Fabrizio Biggio, sì. Siamo nel 2024, sì, adesso sì. Arriva a scamarcela, ma un bacino me lo dai? No, sì, no, lasciami! Sì. No, lasciami! Sì.